dispiace, siamo abbattuti più che delusi perché comunque una sconfitta è sempre brutta, però allo stesso tempo dobbiamo essere orgogliosi di questo inizio che abbiamo fatto, deve cancellare tutto quello che di buono stiamo facendo e da domani si rinizia a lavorare. E si deve continuare a fare quello che stiamo facendo. La sconfitta, sì, forse alla fine è stata anche un po' troppo larga, anche se comunque loro hanno dimostrato tutto quello che di buono avevano fatto vedere, una squadra sicuramente molto forte, però noi dobbiamo essere orgogliosi di noi stessi e darci come riferimento loro, nel senso che abbiamo visto che per arrivare al loro livello dobbiamo crescere ancora, dobbiamo lavorare ancora. E quindi questo deve essere il nostro obiettivo da domani. Sì, sicuramente loro sono partiti più forti di noi. Noi abbiamo fatto fatica, onestamente all'inizio abbiamo fatto fatica, abbiamo sofferto la loro gamba, la loro intensità che ha messo all'inizio. Noi non siamo riusciti a metterla. Motivo, sinceramente, non dobbiamo capirlo, nel senso che probabilmente anche noi tante volte. Non vuole essere una scusa, però tante volte l'erba la soffriamo, nel senso noi abituati al sintetico, tante volte l'inizio della partita la soffriamo anche in questo senso. Non è sicuramente una scusa, cioè non vogliamo trovare scuse. Però sicuramente è vero, all'inizio abbiamo sofferto molto loro, poi dopo siamo stati bravi a venire fuori, secondo me il primo tempo dopo il loro 1-0 abbiamo forse rischiato di subire il 2-0, poi credo che abbiamo preso anche in mano la partita, abbiamo creato qualche occasione che se avessimo sfruttato magari saremmo arrivati al pareggio e poi magari le partite cambiano. Poi sicuramente loro hanno meritato la vittoria, non sto dicendo, Sì. però tante volte magari un episodio che riesci a portartelo a tuo favore, la partita poi la tieni in gioco. Il potercela giocare in una settimana normale sarebbe stato forse più bello, però non eravamo convinti di giocarcela al 100% e penso che l'abbiamo fatto, ce la siamo giocata. Purtroppo in questo momento bisogna fare anche i complimenti a loro, che sono una squadra in questo momento fortissima.